La versione di Oscar, Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in diretta qui dagli studi di Milano, la radio. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia in questo venerdì 24 di luglio, Santa Cristina, vuole che si chiama Cristina, sono le 16:31, primi 10 secondi. E oggi, come avrete capito anche da altre trasmissioni, oggi è l'ultimo giorno del palinsesto pre-estivo di Radio 24, quindi questa per la versione di Oscar è l'ultima puntata prima della pausa agostana. Poi ci risentiamo dal lunedì 31 di agosto, perché c'è il palinsesto estivo che parte la settimana prossima. E lo stesso vale per i Conti della Belva. Domani naturalmente dalle 10 alle 12, ve lo dico subito, con i compari dei Conti della Belva vi chiedono fin d'ora di intervenire in diretta, perché lo dedicheremo tutto alla svolta fiscale annunciata da Renzi una settimana fa, per sentire come la pensate, e ovviamente inviteremo politici pro e contro, economisti pro e contro. Però insomma, se domani volete alle 10 alle 12 chiamateci all'800 24 00 24 per dirci se vi riconoscete in quella metà degli italiani che non ci crede, non si fida secondo i sondaggi di Renzi, oppure se invece pensate che si possa fare qualcosa, che cosa, se ne pensate, se votate PD, del fatto che si comincia dall'abbattimento dell'Imutasi prima casa, quando invece fino a pochi mesi fa la sinistra difendeva quella tassa, e così via. Comunque domani ci saremo ancora, e poi anche per i Conti della Belva ci risentiamo a settembre. Oggi, poiché è l'ultima trasmissione prima della pausa di qualche settimana, in questa giornata ho pensato a un ospite che ogni tot mesi chiamo per fare un punto con lui della situazione italiana. Oggi è un giorno che ce ne offre tante, poi di spunti, perché nella realtà c'è Roma, solidarietà ai romani come sempre per la loro situazione nei trasporti pubblici. C'è stata una conferenza stampa di Marino stamattina che, come avevo preannunciato, oggi l'ATAC è costretto a prendere atto del fatto che deve ricapitalizzare per l'ennesima volta, perché la ricapitalizzazione per 1 miliardo di 3 anni fa quasi è stata bruciata, perché anche il bilancio 2014 si chiude con un segno meno. Vedremo, il CDA non è ancora finito, se saranno 60 o 70 milioni di euro, 1,6 miliardi di perdite in 10 anni, 1,6 miliardi di debiti. Bisogna ricapitalizzare per l'ennesima volta. Marino riesce a evitare di dover chiedere al governo, perché lui 220-240 milioni che sono necessari come minimo di ricapitalizzazione non ce l'ha. Si è inginocchiato, per così dire, di fronte a Zingaretti, il presidente della Regione Lazio, che salda una tranche di 300 milioni al comune di spese dovute dalla Regione ai comuni, con quella verrà la ricapitalizzazione. Però ha annunciato Marino, chiedendo scusa ai romani dopo 4 settimane di sciopero a singhiozzo per i macchinisti dell'ATAC che rifiutano il badge per i controlli nella prestazione del loro orario di lavoro, ha chiesto scusa ai romani e ha annunciato una sedicente svolta. La svolta sarebbe cercare un privato che metta i soldi nell'ATAC mentre il comune continua a gestire. Ecco, questa è la maniera per non risolvere nulla, perché quel privato, se lo trovano, quando quella è l'azienda pubblica più scassata d'Italia, certificata in quanto tale da Mediobanca, non da me, capite bene che se chiedi a un privato di metterci i soldi, gli devi dare il potere di ristrutturarla e gestirla. Invece Marino, come se fosse una grande svolta, dice: no, ma noi troveremo un privato che ci mette i soldi se gestiamo noi. Beh, vediamo se lo trovano. Io penso che se lo trovano è un matto o è uno che fa beneficenza. Primo esempio della giornata. Secondo esempio della giornata: anche stamattina, forse qualcuno l'ha visto sui siti dei giornali, assemblea sindacale a sorpresa agli scavi di Pompei. È avvenuto molte volte in questi mesi. Anche stamattina più di 2000 turisti a sorpresa in fila al sole, lasciati al sole, perché naturalmente gli scavi non aprivano per questa assemblea che non era stata preventivata e annunciata. Però a questo punto il sovrintendente si è rotto le scatole, e di fronte a questo è andato lui, ha aperto i cancelli insieme ai funzionari archeologi e ha detto: adesso va, fate la vostra assemblea, li faccio entrare io i turisti. Allora, la mia opinione è che la pubblica amministrazione ha bisogno di dirigenti così, cioè 92 minuti di applausi per quello che mi riguarda al sovrintendente di Pompei, che si chiama Osanna di cognome, e per una volta il cognome mi sembra nomina sunt consequentia rerum, come dicevano i latini. Osanna a Osanna, ecco, perché ogni tanto ci vuole qualcuno che nella pubblica amministrazione dica: e mo è troppo. Tenete conto che a Roma
ieri c'è stato bisogno di aspettare la prima pagina del New York Times perché il prefetto si decidesse a precettare dopo 4 settimane di sciopero che sono in patente violazione delle norme vigenti sui diritti dei trasporti, dei passeggeri, dei trasportati che pagano il biglietto e l'abbonamento. Abbiamo dovuto aspettare che il New York Times mettesse in prima pagina lo schifo di Roma, e all'epoca, a quel punto, ieri, voglio dire, il prefetto finalmente ha detto no, per lo sciopero di lunedì si precetta, bisognava farlo fin dall'inizio. Allora viva il sovrintendente di Pompei che ricorda a tutti che le norme ci sono e vanno rispettate, perché come l'assemblea di Pompei era fuori dalle norme, lo sciopero dell'ATA che è fuori dalle norme, solo che c'è chi poi la legge la applica e chi no. Ecco, allora, su questo sfondo italiano di giornata con queste due storie, l'ospite a cui chiedere un po' come la pensa con la sua saggezza, perché l'ospite è Giampaolo Panza. Giampaolo Panza, che ogni tanto chiamiamo, i suoi ultimi libri 2015 per la Rizzoli, tanto per ricordare, cioè La nascita del fascismo, per ricordare l'ultimo, oppure La destra siamo noi, una controstoria italiana da Scelba a Salvini. Buon pomeriggio e grazie a Giampaolo Panza che ci fa questo grande piacere di regalarci 20 minuti del suo tempo. Grazie a voi, siete voi che fate un regalo a me. No, figurati Giampaolo. Allora io inizio subito dalla domanda che poi porremo ai nostri ascoltatori domani. Ma tu, a Renzi, che ha annunciato a freddo, neanche Padoa lo sapeva sabato scorso, 3 anni di grandi tagli di pressione fiscale, 1 punto di PIL l'anno, 45 miliardi, ci credi? No, non ci credo. Ah, sì. Non ci credo assolutamente, perché l'ho scritto un'infinità di volte nei miei bestiari che pubblico, grazie a Dio e al Padre Eterno che mi consente di farlo, e naturalmente al direttore Maurizio Belpietro e all'editore eccetera eccetera, e, no, fin dal giorno in cui Renzi ha fatto questo assassinio pubblico di Enrico Letta e ha preso il suo posto, io non ho mai creduto che Renzi mantenesse le promesse che fa. L'ho chiamato il chiacchierone, l'ho chiamato il bugiardone, l'ho chiamato in mille modi diversi. Non crederei a Renzi neppure se mi dicesse che lui domani mattina, quando si alza, prende un caffè. Penso che sarebbe un bluff anche quello. Si è mai fatto vivo lui con te? Ma figuriamoci. Io non conto niente rispetto a Renzi. Renzi è un signore che, se dovesse chiamare tutti i suoi critici, passerebbe la giornata al telefono e non so con quali risultati per i suoi nervi. Assolutamente no, ma no, di questo non mi importa nulla. No, questo lo so, questo lo so dopo scrivere. Tanti, esatto. Però tu pensi che si sia, con le amministrative, si sia un po' rotto quell'atmosfera di consenso che per un anno gli ha fatto dire siamo al 40% con il risultato dell'Europeo? Sì, vabbè, ma io penso di sì. Penso di sì, e lo misuro da un fatto. Tu hai appena nominato l'amministrazione di Roma, del comune di Roma capitale, no? Non voglio dire mafia capitale, di Roma capitale. Poi c'è un'altra grande amministrazione, in questo caso di una regione, che è la Sicilia, con questo Crocetta, che ieri abbiamo visto in una trasmissione televisiva per 20-25 minuti e mi ha terrorizzato, perché ho pensato che un signore come quello doveva governare la Sicilia, lo faceva da un palazzo storico come il Palazzo dei Normanni. Allora, se Renzi non fosse un chiacchierone, cosa avrebbe fatto? Avrebbe già costretto sia il sindaco di Roma, scusate, sono un fumatore, posso farlo perché sono molto vecchio, e sia il governatore della Sicilia a dimettersi e a malportare sia la città di Roma che la regione siciliana nuove elezioni. Perché non lo fa? Perché teme di perdere, e teme di perdere è che vincano in entrambi i casi e quelli del 5 Stelle. Ma guardi, io non ho mai votato per i 5 Stelle, a parte il fatto che ormai da un paio di elezioni, da 3 non mi ricordo più quale, non vado più a votare, l'ho anche scritto, quindi non è che rivelo il segreto. Poi non, penso che non interessi a nessuno il segreto del Panza che si astiene, nel senso che non si presenta ai seggi. Ma lui evidentemente sa come stanno le cose, avrà dei sondaggi, ha uno staff impressionante di signori e signore che secondo me forse dovrebbero starsene a casa e fare degli altri mestieri, ma comunque da Palazzo Chigi qualcosa si riesce a captare degli umori del paese. Renzi, che da questo punto di vista non è uno sciocco, più che un rottamatore è un ascoltatore di se stesso
ed è uno che sta molto attento a quello che gli succede intorno, proprio perché non è mai stato eletto, sta a Palazzo Chigi in virtù di un colpo di palazzo, e poi non è che le elezioni europee autorizzino un signore qualsiasi a diventare il capo del governo italiano, e si è reso conto che perderebbe. È chiaro, non vuole andare al voto, ma altrimenti in un qualunque paese normale Roma sarebbe già stata chiamata alle urne, la stessa cosa i siciliani della Sicilia intera. Invece questo è un paese ormai che non esiste più, non è più un'Italia, è un'italiaccia. Recito il titolo del mio prossimo libro, che uscirà in settembre, sempre per la Rizzoli, un'italiaccia senza pace. Ma quando dici italiaccia dai un giudizio però che così sembrerebbe anche sugli italiani o non solo sulla politica? Ma certamente anche sugli italiani, perché non è che i politici fanno le loro cazzate in privato, le fanno in pubblico. Però sento, vivendo soprattutto in un piccolo paese, si colgono molto meglio gli umori di quanto li coglievo quando stavo a Roma o a Milano, e si vede che la gente si sta stancando. Sta stancando davanti a una serie di problemi, non ultimo, non dimentichiamolo, non so se vorrai parlarne, comunque tu sei tu il dominus di questa trasmissione. L'immigrazione. Adesso anche nei piccoli paesi toscani, grazie a Dio non ancora nel nostro, ma in altri piccoli centri cominciano ad apparire questi ragazzoni neri che girano col walkie-talkie, che girano con dei telefonini molto raffinati, mentre il mio, da quello dal quale sto parlando, è un banale telefonino. Io non posso fare altro che parlare o ascoltare le persone, ma peraltro i telefoni servono a questo. Che hanno, sono vestiti con cura, stanno in alberghi, che qualcuno paga, cioè li paga Oscar Giannino, Giampaolo Panza e qualche altro milione di italiani che pagano le tasse. Quindi questo è un paese finito, è un paese chiuso. Aspetta però, sull'immigrazione restiamo ancora un po', perché quando, come ovvio, diciamo, gli antemurali della polemica rispetto a Renzi, al governo e Alfano, quando si tratta di distribuire le quote dei rifugiati, sono Salvini, la Lega e così via. Però in alcune regioni italiane, come hai notato tu dal tuo osservatorio, nel posto dove vivi, ma basta vedere un po' i sindaci del PD nel Veneto, poi alla fine... anche loro, evidentemente perché interpretano quello che tu ci stai descrivendo dal basso nei loro comuni, in realtà dicono le stesse cose dei sindaci leghisti, no? Ma certo, è fatale che sia così.